Buongiorno a tutti, bentornati. Allora, buona domenica innanzitutto perché oggi è domenica. E allora, in questo video scopriremo le creazioni a tema Halloween che abbiamo fatto ieri, in questo caso ieri, che era sabato. Vi ricordate, allora abbiamo fatto questo stampo a tema Halloween con zucca, pipistrello, fantasma e basta. E teschio, scusate. Mi ha fatto con la resina pigmenti, vi ricordate? La strega con i pentoloni, la quale strega dopo averla sformata la coloreremo con i pennarelli acrilici che, come vi ho detto, io non li ho mai usati sulla resina, tanto meno, e quindi lo farò insieme a voi, vediamo se funziona, il risultato, eccetera, eccetera. Poi avevo fatto due stampi con i folletti, gli gnomi e delle tag sempre a tema Halloween, ma se vi ricordate per determinati motivi li avevo fatti in polvere di ceramica e sono gli gnomi che sono questi, guardate che carini, c'è lo gnomettino e la gnometticcio, ci sono gnomettino e gnomettina, poi ci sono i due folletti, eccoli qua, guardate che belli che sono. In realtà non sono ancora molto ben asciutti, perché c'è un tempo molto umido in questi giorni, quindi ci mettono più tempo del normale ad asciugare. Però comunque io voglio farvi vedere questa cosa e li coloreremo lo stesso. Questi invece queste sono le tag, con il ragno, il pipistrello e il fantasmino burlone. Questi sono asciugati benissimo, perché sono ovviamente più sottili. E li coloreremo con i pennarelli della bottega delle idee di Lecco, come vi ho detto ieri. Questi pennarelli qua sono fatti apposta per la polvere di ceramica, ok? Allora, io per farvi avere già un'idea del risultato finale della polvere di ceramica colorata con i pennarelli apposta, vi ho parlato di sfumature particolari. Adesso io vi faccio vedere qualche esempio di lavori che ho fatto in passato. Allora, io ho fatto queste calamite con i segni zodiacali, ve le faccio vedere, e sono colorate, sfumate con i pennarelli appositi. Queste sono calamite, sono così, qua c'è il toro, il segno del toro, vedete? Qui poi sopra c'è ancora una cera particolare, ma ve ne parlerò in un altro momento. E poi vi faccio vedere gli gnomi che ho colorato appunto con questi pennarelli. Guardate che carini. No, gli gnomi sono sempre carini. Ho fatto alcune parti con colore pieno e altre parti con altre parti sfumate. Ci sono questi due e ci sono questi due qua. Con la fantasia del verde, del rosso. Questo è il risultato che otterremo usando appunto questi pennarelli, ho detto pennarelli già miliardi di volte, ma voi mi perdonerete. Allora, ho fatto questa inquadratura perché avevo voglia così di, come se ci vedessimo, no? Faccia a faccia. Niente, adesso però cambio appunto inquadratura, sformiamo le creazioni in resina e vediamo come sono venute, incrociamo le dita e poi inizieremo con la colorazione. Mentre ci vediamo vi dico che voglio ringraziare come sempre tutti i miei iscritti che mi seguono nonostante io appunto non sia così presente come vorrei, e niente, quindi direi di procedere. Una cosa ci tengo a dirlo sempre tutte le volte: nel caso della polvere di ceramica, quando la utilizzate non ci sono particolari misure da adottare, nel senso che la polvere di ceramica non dà particolari problemi a livello di intolleranze epidermiche, allergie, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la resina, invece, mi raccomando fortemente, usate i dispositivi di sicurezza, quindi proteggete la bocca, gli occhi e le mani, la pelle, perché la resina non è un materiale simpatico, nel senso che potrebbe dare qualche piccolo problemino. Quindi mi raccomando, usate tutte le precauzioni del caso e divertitevi. Quindi cambio inquadratura e procediamo con il lavoro. Allora, inquadratura cambiata, adesso vediamo cosa esce da questa colata.
Allora, partiamo con la strega che abbiamo colato tutta, che ho fatto tutta nera perché poi appunto volevo colorarla con gli pennarelli. E siamo di nuovo qua con i pennarelli acrilici. Allora, vediamo un po' qua, togliamo. Ok, che bello, guardate. Ho usato i pigmenti in polvere, sono anche glitterati belli. Vedete, i dettagli sono molto poco in rilievo. Se io avessi dovuto colorare i dettagli con la resina, allora io ribadisco sempre il concetto, non ho ancora capito come, cioè le luci come cavolo devono funzionare. Quindi scusatemi se... Ok. Allora, i dettagli appunto, se avessi dovuto colorarli con la resina avrei fatto un pasticcio perché sono talmente poco profondi che una goccia di troppo sarebbe stato comunque molto bella. Questo è questo lo toglierò perché in teoria qua ci andrebbe un bastoncino, ma io non lo metterò, quindi, però bellissima. Dopo la coloreremo con i non lo dico più, quelli acrilici. Questi invece li ho colorati con i pigmenti in polvere, quindi vediamo come si presentano. Oh wow, bello! Allora, il contenuto del pentolone mi ricordo che l'avevo colorato con gli acrilici, ok? Ma ho scelto un colore che non va. Invece con il... proviamo un po', scusate, voglio fare un esperimento, ok? Questi pigmenti sono meravigliosi, cioè bellissimi. Questo è uno, quindi credo che ripasserò appunto il contenuto di questo pentolone perché non mi piace, non si vede, non niente. Ok, questo avevo fatto con il grigio acciaio normale, anche qua c'è l'anonimato più assoluto, sia per il contenuto che per l'esterno. Vabbè, allora, mettiamoli così. Poi c'è questo color oro. Oh, questo sì, questo mi piace. Questo mi piace. Sia il contenuto che il contenitore. Oro, pigmento in polvere oro, semplice. Carinissimo. Ok. Qui che si veda bene quello più, diciamo, quello più carino. E poi c'era questo che non ricordo. Ah, avevo usato il pigmento blu. Beh, anche questo è bellissimo. Mi piace, bello, molto bello. Ok, quindi i pentoloni sono venuti, diciamo, 50-50, ok, però si possono tranquillamente modificare. Ora vediamo questo stampo. Qui ho colorato con i pigmenti questi. Vi ho lasciato anche il link nell'altro video, ma ve lo lascerò di nuovo, perché sono veramente, veramente molto belli. E li ho presi su Amazon. Allora, vediamo un po', tiriamo fuori il pipistrello. Oppala. Sono profondissimi questi stampi, quindi eccolo qua. No vabbè, guardate che bello, bellissimo. Ho fatto la colata nera, molto molto belli. Bello bello il primo. Ok, la zucca l'avevo fatta con quelli, con i pigmenti fluo di Resin Pro, ma secondo me, ecco, questo è un cioè era arancione il pigmento col nero e bruttissima, cioè nel senso bruttissima no, però perché è venuta bene peraltro. Però deve essere arancione, ma veramente. Oh mamma mia, quindi deduco che anche l'altra, perché è stata fatta con lo stesso identico procedimento. Sì, verde. Verde e non più verde. Bella, sì, ma verde, ma perché? Quindi arancione, fluo, no, ok, no. Non funziona. Due fail,
Poi vediamo col pennarello acrilico se magari posso riportare la zucca su arancione originario. Allora, questo. Bellissimo, bellissimo. Guardate che riflessi, no vabbè. Meraviglioso. Messo a fuoco, scusate, vi farò diventare un po' ubriachi. Ma... poi il teschio. Bellissimo anche questo. Con i riflessi viola. È un teschio un po', come dire, a me non è che faccia impazzire questa forma. Perché questi occhi abnormi. Comunque, il riflesso che ha dato questo pigmento è spettacolare. Poi qui c'è il fantasma, guardate che bello. Adoro questi pigmenti, cioè veramente, guardate che roba. Sono meravigliosi. Belli, belli, promossi a pieni voti. Ecco, qui c'era il blu, quello neon di Resin Pro. Il nulla cosmico, nero. Non si vede una cippa lippa. Niente, proprio... bello anche qua, sì, per carità, non c'è una bolla, non c'è... ma il blu, il neon, dove è andato? Dietro? No, non c'è proprio, è sparito. Allora, leviamoci anche questo dente, tanto era anche con i pigmenti fluo, vedete che era sul fucsia. Allora, in realtà si vede che qua c'è del pigmento blu e qua c'è del pigmento blu. C'è il pigmento blu e del pigmento fucsia. Ma si sono persi, si sono molto 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 amalgamati con il nero, di conseguenza sono diventati appunto decisamente anonimi, non mi piacciono. Poi altro pipistrello, sempre con gli altri pigmenti, quelli Chameleon. Perché mi hanno detto che si dice Chameleon. Blu, bello. Bello, bello. Sto andando un po' troppo per le lunghe, lo so, lo so. Questo è sull'oro, oh, no, vabbè. Ma guardate che roba. Cioè, i riflessi sono qualcosa di... guardate, bellissimi. Ah, qui c'è ancora la zucca, sì, vabbè. Parente delle altre due, che è stata coltivata nello stesso identico orto. Il picciuolo è proprio quello, ma ho usato i mica, quelli normali, non ho usato i neon. L'arancione, ma proprio no. Peccato, mi dispiace, però vabbè, dai, ho scoperto una cosa. Qui c'è l'altro fantasma, ok, sempre con i Chameleon. Metti a fuoco, bellissimo, bellissimo. No, vabbè. Bello, bello, venuti bene, peraltro senza bolle, senza nulla. Ok, quindi direi che sono venuti molto, molto bene. Io questi, a parte le zucche che non mi piacciono, ma questi li userò. Allora, i pentoloni diventeranno calamite. E invece pipistrelli, fantasmi e quant'altro diventeranno delle spille, ciondoli, insomma, da applicare su zainetti e quant'altro. Quindi pigmenti promossi al 100%, tranne i neon che ne farò altro uso. E niente, adesso invece andremo a colorare. Anzi no, prima voglio togliermi questa curiosità. Voglio vedere... come funzionano i pennarelli acrilici sulla resina. Allora, vediamo, io farei per esempio il cappello della strega. Come lo facciamo? Lo faccio perché poi sul nero non possiamo usare i colori scuri. Quindi lo farei fucsia. Dai, facciamo una strega un po' così, un po' fantasy, un po'... quindi... allora, pennarello acrilico come si usa? Si agita, poi si schiaccia la punta. Allora, prendete un pezzettino di cartoncino così,
schiacciate la punta affinché si impregni, vedete che da bianca è diventata rosa, ok? Si vede? Sì. È diventata rosa, quindi lasciate andare un po' di colore e andiamo ad operare sulla nostra streghina. Beh, guardate che bello, bello, fantastico. Facciamo il contorno. Ok. Quindi deduco che anche i colori scuri, secondo me, si vedrebbero bene. Si vedrattero. Oggi c'è una giornata bruttissima, nuvoloso. Io odio questa stagione. Lo so che ci vuole, che la pioggia, che questo e quello, ma io questa stagione veramente non la reggo. Allora, ok. Allora, l'effetto è un po' perché è abbastanza liquido. È abbastanza liquido, quindi tende a creare delle discromie, no? Così. Allora a questo punto prendo proprio il viola. Che dite? Prendo il viola, questo qua, proprio viola, come dire, viola giorno dei morti, viola Halloween, stesso discorso. Una volta che la punta è impregnata, andiamo a colorare. Si vede, ragazzi, adesso ripeto, con queste giornate così non è possibile che le cose rendano come dovrebbero, quindi, però comunque si vede bene. Direi che mi piace questa cosa, mi piace. Sembra che ho scoperto chissà quale tecnica straordinaria. Ecco, vedete, io direi che va benissimo. Deve asciugare, perché è assolutamente bagnato. Ok, poi il viso della streghetta lo lascerei così, nel senso che non c'è un rosa abbastanza, diciamo, tenue, quindi lascerei così. La scopa marrone, sì, il manico della scopa marrone, scusate questi movimenti inconsulti, ma io, sapete, non sono proprio avvezza, no? Allora, coloriamo il bastone. Guardate come si vede bene, no, mi piace, bello, bella scoperta, ho fatto una bella scoperta, quindi mi giro così, ok. Guardate come si vede bene. No, mi piace. Sì. Bene, allora abbiamo appurato che funziona alla grande, quindi questa qui la finirò e ve la farò poi vedere appunto terminata. Metterò la foto su Instagram e su Facebook, sui miei profili. Quindi, se tanto mi dà tanto, adesso vado di arancione sulla zucca, perché se funziona, ragazzi, sono molto 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 felice. Allora, prendiamo arancione, scarichiamo, intingiamo la punta di colore, ok, e andiamo sulla zucca. Sì, no, vabbè, io felice, guardate. Sono molto felice di questa scoperta. Sì, ripeto, sembra che io abbia scoperto chissà cosa, in realtà chissà qua, cioè questa è una
cosa saputa e risaputa, ma io, come sempre nella mia vita, arrivo tardi. Allora, in realtà ho cantato vittoria troppo presto, nel senso che, come potete vedere, il pennarello acrilico ha una densità molto molto fluida, quindi sulla resina tende a creare queste appunto discromie, no? Io non lo so, che non mi piacciono assolutamente. Due, asciuga in tempi molto lunghi, ci mette tanto ad asciugare. Tre, non so se io proverò, non so se ha primo strato completamente asciutto, passando in un secondo strato il colore si uniforma. Io proverò a farlo e anzi lasciamolo lì insieme alla strega. Vediamo se è finito il video e asciutto, proviamo insieme a vedere. Però non mi piace questa cosa, assolutamente, assolutamente no. Allora, adesso coloriamo le nostre tag in polvere di ceramica. Ho pensato di queste qua, di provare anche con i pennarelli acrilici, perché secondo me vanno molto bene anche per la polvere di ceramica. Quindi io proverei 1, 2, 3, questi li togliamo, tanto sono uguali e quindi niente. Allora, fantasmino, intanto iniziamo con la linguettina che va rossa, ovviamente. Ok. Stesso discorso, intingiamo, schiacciamo la punta finché non si intinge di colore. Scusate, ok, spero che vediate bene. Andiamo di acrilico. Wow, bello! Ecco, vedete, sulla polvere di ceramica è tutta un'altra storia. Essendo una superficie più porosa, più ruvida, no? È decisamente la base ideale per questo tipo di pennarelli. Vi dico, sulla resina appunto non mi convince, non mi piace, diciamo che per colorare dopo vale il discorso dell'acrilico classico, se proprio dobbiamo colorare dopo. Ok, direi che poi tra l'altro sulla polvere ceramica asciuga praticamente in tempi brevissimi. Quindi così, poi facciamo i lampi blu. I lampi blu. Ok, qua il blu non lo vuol sapere di scendere. Vediamo un po', ragazzi, così, come dire, non scende, va bene. Allora direi che opto per un altro colore, che potrebbe essere questo grigio argento. Ok, sì, questo, ok, perfetto, arrivato subito. Quindi coloriamo i lampi così. Halloween. Dunque, questa è una festa che appunto, adesso vi dico le cose che ormai si dicono da anni, è una festa che abbiamo ereditato. Allora, io non impazzisco per questa festa, però avendo io dei figli mi rendo conto che per i bambini è qualcosa di veramente pazzesco, perché questo mascherarsi, questo velo di mistero, questo andare in giro a raccogliere, no? Dolcetti, a raccogliere per loro è qualcosa di, per loro è qualcosa di veramente divertentissimo. E quindi direi che bello, direi che bello. Adesso noi egoisticamente, così siamo un po' scocciati, dei campanelli che suonano, magari sera tardi, però dai, voglio dire. Però la vedo, ecco, una cosa assolutamente divertente per i bambini. Il discorso dei grandi che festeggiano questa cosa non lo vedo molto, però vabbè, dai, è una mia opinione di persona già grande, che ormai non va più in discoteca da tempo,
e quindi scusate per la voce, ma io non lo so, è un periodo che ho questa voce molto da non è, come dire, non è una voce che si dice proprio flautata, no? E però vabbè, abbiate pazienza, sarà un po' questi sbalzi di temperatura, va a sapere. Allora, direi che, tornando a noi, direi che l'acrilico sulla polvere di ceramica è promosso. Sì, promosso a pieni voti. Promosso a pieni voti. Assolutamente sì. Mi piace, asciuga subito e... devo solo capire, allora, perché i pennarelli, quelli specifici per la polvere di ceramica, nel tempo non cambiano. Non cambiano, rimangono invariati. Questi non ne ho idea, non so come si possono comportare nel tempo. Allora, io quando vendo le mie creazioni ci tengo che rimangano il più possibile, no? Quelli che non cambino. Quindi cerco sempre il modo di usare materiali che appunto abbiano questa caratteristica. Mi dispiace, cioè mi dispiacerebbe che poi la mia creazione, dopo, che ne so, un mese e mezzo, due mesi, quello che è, cominci a sbiadire, cominci a virare in colori magari non proprio bellissimi. Mi dispiace, perché comunque chi acquista un lavoro, chi acquista un oggetto, vuole averlo per, non dico per sempre, ma per un tempo relativamente lungo, e che rimanga quello soprattutto. Allora, queste tag io le colorerò e ve le farò vedere finite. Non farò sfumature in queste tag, le farò a colore pieno. Ci tengo a farvi vedere invece gli gnomi. Gli gnomi, quindi, con questa, con la sfumatura. Allora, come vi ho detto, dobbiamo armarci di carta da forno, i nostri pennarelli e la nostra fantasia. Allora, facciamo così, questi spostiamoli, facciamo i due gnometti. Allora, lei, il cappellino, potrei, io avevo pensato di appunto usare i toni del verde, ok? Quindi, anzi no, il verde no, perché qua c'è il fiore, quindi poi il gambo è verde. Allora facciamo così, possiamo usare il rosso arancio. Ok, allora facciamo così. Userei l'arancio, quindi prendiamo il nostro 000, che è questo, e procediamo. Allora, come vi ho spiegato ieri, scarichiamo il colore sulla nostra carta da forno, perché ha la caratteristica di non assorbire il colore, quindi lo possiamo utilizzare per il nostro scopo. Prendiamo con questa punta grande, in questo caso, il colore e lo riportiamo sul cappellino. Vedete, qui c'è una texture abbastanza elaborata, abbastanza articolata, quindi la sfumatura secondo me risulta anche migliore. Quell'effetto un pochino di oggetto vissuto, no? Di cosa un pochino appunto vissuta, già datata. E a me piace tantissimo questo effetto, mi piace un sacco. Molto 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 bello. Allora, una volta portato tutto il colore sul cappellino, se noi insistiamo, per esempio, in queste zone più scure, se noi insistiamo con il nostro pennarello, andiamo a schiarire queste zone, se vogliamo schiarirle. Se vogliamo per esempio scurire il contorno, torniamo sul nostro colore e passiamo, ci carichiamo un pochino e scuriamo il contorno, così. Vedete? Vedete che viene più scuro rispetto a tutto il resto. Quindi scarichiamo il nostro colore, così. Lo carichiamo sulla nostra punta e definiamo il bordo.
lo facciamo più scuro, ok? Così, mi raccomando, delicati, piano piano, per non andare a contaminare il resto della creazione. Poi non siamo contenti, soddisfatti di questa del resto, allora recuperiamo. Innanzitutto a me piace appunto scurire anche un po' il bordo così del cappello, per creare un pochino di zona d'ombra, zona un pochino più intensa. Mi limito sempre al bordo, così. Quindi più vogliamo scurire, più ci carichiamo e meno insistiamo. Perché più insistiamo con la punta, più portiamo via colore, ok? Ok, quindi questo è. Adesso io spengo questa luce perché secondo me non rende. Ok. Quindi vedete? Se volete caricare un pochino di più questa zona qua perché mi sembra un pochino troppo chiara. Secondo me è molto molto carino, come dice una mia simpaticissima collega youtuber. Allora, cioè lei è youtuber, io no, non mi definirei tale. Allora, procediamo con le scarpettine facendo lo stesso colore. Qui c'è una macchiolina arrivata da non si sa dove, ma non importa, non ce ne curiamo. Vedete, prendiamo colore e andiamo sulla zona da colorare. Io continuo con la punta grande perché comunque essendo fatta a scalpello è comoda anche per raggiungere il bordo senza dover andare appunto a scarabocchiare il sotto. Ma nell'eventualità lo facessimo come in questo caso, vedete che io ho sporcato qua. Questa è la base, la farò scura, quindi andrò assolutamente a coprire questa macchiolina. Adesso io voglio farvi vedere appunto la differenza tra questo modo di colorare la creazione e il colore pieno. Perché il fiore che ho in mano lo farò con il colore pieno. Vedete, io voglio schiarire un pochino quello che ho posato, il colore che ho posato, quindi continuo a passare con la punta bianca, scarico un po' sul foglio e ripasso e me lo schiarisce. Voglio definire un pochino il bordo, quindi farlo più scuro, raccolgo un po' di colore e passo solo il bordo. Ne aggiungo ancora un po', così, raccolgo e passo, questo puntino mi dà fastidio, ma vabbè, ormai c'è, e così scurisco un pochino il bordo, leggermente, ecco, ok? Vedete che sta già prendendo, diciamo, forma, si sta già definendo. Quindi questo è il procedimento: poso colore, prendo il colore con il mio pennarello 000, vado sul punto che voglio colorare e non lo uso, e lo uso come un pennarello, come farei con un pennarello normale, come se io stessi colorando esattamente con un pennarello normale, ok? Facendo attenzione, ovviamente. Più carico di colore, più la sfumatura è intensa. Più insisto e più il colore si attenua, perché la punta bianca me lo porta via, ok? Così. Voglio definire il contorno, farlo un po' più scuro. Allora, innanzitutto scarico un po' di colore dalla punta, perché così si pulisce, ok? Ripasso.
e me lo porto un po' via. Lo schiarisco un po', lo alleggerisco un po'. Quindi voglio scurire il contorno, mi scarico di nuovo un po' di colore, va bene, anche la punta piccola non è un problema. Riprendo il mio pennarello bianco, carico e passo solo il bordo per dare un po' un senso di profondità, di insomma, di dettaglio un pochino più visibile. Così. Non preoccupatevi di queste macchie. Adesso vi faccio vedere come portarle via. Ecco, vedete che c'è questa zona più scura, che è il bordo, come anche da questa parte, come anche il bordo del berretto. Ok, così. Per pulire il pennarello, questo è il modo. Scaricare il colore si fa così, appunto, si pulisce. Ok, quindi prendiamo il fiore. Allora, innanzitutto facciamo il gambo verde, ok, il verde, la punta piccola, e coloriamo il nostro gambo. Un colore pieno. Così. Piano piano. Poi facciamo il centro rosso. Il centro del fiore rosso. Sempre bello pieno. Così. Mi raccomando, muovetevi molto delicatamente perché gli spazi sono minuscoli e per non fare pasticci è meglio muoversi con... così, con molta 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 cautela. Allora, il procedimento credo l'abbiate capito, adesso per non dilungarmi troppo con il video io li finisco e ve li faccio vedere appunto a lavoro terminato, sia i folletti che gli gnometti. Ci vediamo dopo. Ok, quindi i pentoloni sono venuti diciamo 50-50, ok, però si possono tranquillamente modificare. Ora vediamo questo stampo, qui ho colorato con i pigmenti questi. Vi ho lasciato anche il link nell'altro video, ma ve lo lascerò di nuovo, perché sono veramente, veramente molto belli. E li ho presi su Amazon. Allora, vediamo un po'. Tiriamo fuori il pipistrello. Oppala. Sono profondissimi questi stampi, quindi... ah, eccolo qua. No, vabbè, guardate che bello. Bellissimo. Bellissimo. Ho fatto la colata nera. Molto molto belli, guardate che effetto, bello bello il primo. Ok, la zucca l'avevo fatta con quelli, con i pigmenti fluo di Resin Pro, ma secondo me, ecco, questo è un cioè era arancione il pigmento col nero e bruttissima, cioè nel senso bruttissima no, però perché è venuta bene peraltro, però deve essere arancione, ma veramente, oh mamma mia. Quindi deduco che anche l'altra è perché è stata fatta con lo stesso identico procedimento. Sì, verde, verde e non più verde, bella sì, ma verde, ma perché? Quindi arancione, fluo, no, ok, no. Non funziona. Due fail. Poi vediamo col pennarello acrilico se magari posso riportare la zucca al suo arancione originario.
Allora, questo bellissimo, bellissimo. Guardate che riflessi, no vabbè. Meraviglioso. Messo a fuoco, scusate, vi farò diventare un po' ubriachi, ma... Poi il teschio. Bellissimo anche questo. Con i riflessi viola. È un teschio un po', come dire, a me non è che faccia impazzire questa forma. Perché questi occhi abnormi, comunque, il riflesso che ha dato questo pigmento è spettacolare. Poi qui c'è il fantasma, guardate che bello. Adoro questi pigmenti, cioè, veramente, guardate che roba. Sono meravigliosi. Belli, belli, promossi a pieni voti. Ecco, qui c'era il blu, quello neon di Resin Pro. Il nulla cosmico, nero, non si vede una cippalippa. Niente, proprio... Bello anche qua, sì, per carità, non c'è una bolla, non c'è... Ma il blu, il neon, dove è andato? Dietro? No, non c'è proprio, è sparito. Allora, leviamoci anche questo dente, tanto era anche con i pigmenti fluo, vedete che era sul fucsia. Allora, in realtà si vede che qua c'è del pigmento blu e qua c'è del pigmento, ho detto blu, volevo dire blu, c'è il pigmento blu e del pigmento fucsia. Ma si sono persi, si sono molto 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 amalgamati con il nero, di conseguenza sono diventati appunto decisamente anonimi, non mi piacciono. Poi altro pipistrello, sempre con gli altri pigmenti, quelli chameleon, perché mi hanno detto che si dice chameleon. Blu, bello, bello, bello. Sto andando un po' troppo per le lunghe, lo so, lo so. Questo è sull'oro, oh, no, vabbè, ma guardate che roba. Cioè, i riflessi sono qualcosa di... Guardate, bellissimi. Ah, qui c'è ancora la zucca, sì, vabbè. Parente delle altre due, che è stata coltivata nello stesso identico orto. Il picciuolo è proprio quello, ma ho usato i mica quelli normali, non ho usato i neon. L'arancione, ma proprio no, peccato, mi dispiace, però vabbè, dai, ho scoperto una cosa. Qui c'è l'altro fantasma, ok, sempre con i chameleon. Metti a fuoco, bellissimo, bellissimo. No, vabbè. Bello, bello, venuti bene, peraltro senza bolle, senza nulla. Ok, quindi direi che sono venuti molto, molto bene. Io questi, a parte le zucche che non mi piacciono, ma questi li userò. Allora, i pentoloni diventeranno calamite. E invece pipistrelli, fantasmi e quant'altro diventeranno delle spille, ciondoli, insomma, da applicare su zainetti e quant'altro. Quindi pigmenti promossi al 100%, tranne i neon che ne farò altro uso. E niente, adesso invece andremo a colorare. Anzi no, prima voglio togliermi questa curiosità. Voglio vedere come funzionano i pennarelli acrilici sulla resina. Allora, vediamo, io farei per esempio il cappello della strega. Come lo facciamo? Lo faccio perché poi sul nero non possiamo usare i colori scuri. Quindi lo farei fucsia. Dai, facciamo una strega un po' così, un po' fantasy, un po'... Quindi... Allora, il pennarello acrilico come si usa? Si agita, poi si schiaccia la punta. Allora, prendete un pezzettino di cartoncino così, schiacciate la punta affinché si impregni, vedete che da bianca è diventata
diventata rosa. Ok? Si vede? Sì. È diventata rosa, quindi lasciate andare un po' di colore e andiamo ad operare sulla nostra streghina. Beh, guardate che bello, bello. Fantastico. Facciamo il contorno. Ok. Quindi deduco che anche i colori scuri, secondo me, si vedrebbero bene. Si vedrattero, insomma. Oggi c'è una giornata bruttissima, nuvoloso. Io odio questa stagione. Lo so che ci vuole, che la pioggia, che questo e quello, ma io questa stagione veramente non la reggo. Allora, ok. Allora, l'effetto è un po' perché è abbastanza liquido. È abbastanza liquido, quindi tende a creare delle discromie, no? Ok, così. Allora a questo punto prendo proprio il viola. Che dite? Prendo il viola, questo qua. Proprio viola, come dire, viola giorno dei morti, viola Halloween. Stesso discorso, una volta che la punta è impregnata andiamo a colorare. Si vede, ragazzi, adesso ripeto, con queste giornate così non è possibile che le cose rendano come dovrebbero, quindi, però comunque si vede bene. Direi che mi piace questa cosa, mi piace. Sempre che ho scoperto chissà quale tecnica straordinaria. Ecco, vedete? Io direi che va benissimo. Deve asciugare, perché è assolutamente bagnato. Ok, poi il viso della streghetta. Lo lascerei così, nel senso che non c'è un rosa abbastanza, diciamo, tenue, quindi lascerei così. La scopa marrone, sì, il manico della scopa marrone. Scusate questi movimenti inconsulti, ma io, sapete com'è, non sono proprio avvezza, no? Allora, coloriamo il bastone. Guardate come si vede bene. No, mi piace. Bello, bella scoperta. Ho fatto una bella scoperta. Quindi mi giro così. Ok. Guardate come si vede bene. No, mi piace. Sì. Bene, allora abbiamo appurato che funziona alla grande, quindi questa qui la finirò e ve la farò poi vedere appunto terminata. Metterò la foto su Instagram e su Facebook, sui miei profili. Quindi, se tanto mi dà tanto, adesso vado di arancione sulla zucca, perché se funziona, ragazzi, sono molto 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 felice. Allora, prendiamo arancione, scarichiamo, intingiamo la punta di colore, ok, e andiamo sulla zucca. Sì. No, vabbè, io felice, guardate. Sono molto felice di questa scoperta. Sì, ripeto, sembra che io abbia scoperto chissà cosa, in realtà chissà qua, cioè, questa è una cosa saputa e risaputa, ma io
Come sempre nella mia vita arrivo tardi. Allora, in realtà ho cantato vittoria troppo presto, nel senso che, come potete vedere, il pennarello acrilico ha una densità molto molto fluida, quindi sulla resina tende a creare queste appunto discromie, no? Io non lo so, che non mi piacciono assolutamente. Due, asciuga in tempi molto lunghi, ci mette tanto ad asciugare. Tre, non so se io proverò, non so se ha primo strato completamente asciutto, passando in un secondo strato il colore si uniforma. Io proverò a farlo e anzi lasciamolo lì insieme alla strega. Vediamo se è finito il video e asciutto, proviamo insieme a vedere. Però non mi piace questa cosa, assolutamente, assolutamente no. Allora, adesso coloriamo le nostre tag in polvere di ceramica. Ho pensato di queste qua, di provare anche con i pennarelli acrilici, perché secondo me vanno molto bene. Anche per la polvere di ceramica. Quindi io proverei 1, 2, 3, questi li togliamo, tanto sono uguali e quindi niente. Allora, fantasmino, intanto iniziamo con la linguettina che va rossa, ovviamente. Ok. Stesso discorso, intingiamo, schiacciamo la punta finché non si intinge di colore. Scusate, ok, spero che vediate bene. Andiamo di acrilico. Wow, bello! Ecco, vedete, sulla polvere di ceramica è tutta un'altra storia. Essendo una superficie più porosa, più ruvida, no? È decisamente lì la base ideale per questo tipo di pennarelli. Vi dico, sulla resina appunto non mi convince, non mi piace, diciamo che per colorare dopo vale il discorso dell'acrilico classico, se proprio dobbiamo colorare dopo. Ok, direi che poi tra l'altro sulla polvere ceramica asciuga praticamente in cioè, tempi brevissimi. Quindi così, poi facciamo i lampi blu, ok, qua il blu non lo vuol sapere di scendere, vediamo un po', ragazzi, così, come dire, non scende, va bene, allora direi che opto per un altro colore, che potrebbe essere questo grigio argento. Ok, sì, questo. Ok, perfetto, arrivato subito. Quindi coloriamo i lampi così. Halloween. Dunque, questa è una festa che appunto, adesso vi dico le cose che ormai si dicono da anni. È una festa che abbiamo ereditato. Allora, io non impazzisco per questa festa, però, avendo io dei figli, mi rendo conto che per i bambini è qualcosa di veramente pazzesco, perché questo mascherarsi, questo velo di mistero, questo andare in giro così, a raccogliere, no? Dolcetti, a raccogliere, per loro è qualcosa di. Per loro è qualcosa di veramente divertentissimo e quindi direi che bello, direi che bello. Adesso noi egoisticamente così siamo un po' scocciati dai campanelli che suonano, magari sera tardi, però dai, voglio dire. Però la vedo, ecco, una cosa assolutamente divertente per i bambini. Il discorso dei grandi che festeggiano questa cosa non lo vedo molto, però vabbè, dai, è una mia opinione di persona già grande che ormai non va più in discoteca da tempo e quindi
Scusate per la voce, ma io non lo so, è un periodo che ho questa voce molto da boh. Non è, come dire, non è la una voce che si dice proprio flautata, no? E però, vabbè, avete pazienza, sarà un po' questi sbalzi di temperatura, va a sapere. Allora, direi che, tornando a noi, direi che l'acrilico sulla polvere di ceramica è promosso. Sì, 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 promosso a pieni voti. Promosso a pieni voti. Assolutamente sì. Mi piace, asciuga subito e... Devo solo capire, allora, perché i pennarelli, quelli specifici per la polvere di ceramica, nel tempo non cambiano, rimangono invariati. Questi non ne ho idea, non so come si possono comportare nel tempo. Allora, io quando vendo le mie creazioni, ci tengo che rimangano il più possibile, no? Quelli che non cambino. Quindi cerco sempre il modo di usare materiali che appunto abbiano questa caratteristica. Mi dispiace, cioè mi dispiacerebbe che poi la mia creazione, dopo, che ne so, un mese e mezzo, due mesi, quello che è, cominci a sbiadire, cominci a virare in colori magari non proprio bellissimi. Mi dispiace, perché comunque chi acquista un lavoro, chi acquista un oggetto, vuole averlo per, non dico per sempre, ma per un tempo relativamente lungo, e che rimanga quello soprattutto. Allora, queste tag io le colorerò e ve le farò vedere finite. Non farò sfumature in queste tag, le farò a colore pieno. Ci tengo a farvi vedere invece gli gnomi. Gli gnomi, quindi, con questa, con la sfumatura. Allora, come vi ho detto, dobbiamo armarci di carta da forno, i nostri pennarelli e la nostra fantasia. Allora, facciamo così, questi spostiamoli, facciamo i due gnometti. Allora, lei, il cappellino, potrei, io avevo pensato di appunto usare i toni del verde, ok? Quindi, anzi no, il verde no, perché qua c'è il fiore, quindi poi il gambo è verde. Allora facciamo così, possiamo usare il rosso arancio. Ok, allora facciamo così. Userei l'arancio, quindi prendiamo il nostro 000, che è questo, e procediamo. Allora, come vi ho spiegato ieri, scarichiamo il colore sulla nostra carta da forno, perché ha la caratteristica di non assorbire il colore, quindi lo possiamo utilizzare per il nostro scopo. Prendiamo con questa punta grande, in questo caso, il colore e lo riportiamo sul cappellino. Vedete, qui c'è una texture abbastanza elaborata, abbastanza articolata, quindi la sfumatura, secondo me, risulta anche migliore. Quell'effetto un pochino di oggetto vissuto, no? Di cosa un pochino appunto vissuta, già datata. E a me piace tantissimo questo effetto, mi piace un sacco. Molto 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 bello. Allora, una volta portato tutto il colore sul cappellino, se noi insistiamo, per esempio, in queste zone più scure, se noi insistiamo con il nostro pennarello, andiamo a schiarire queste zone, se vogliamo schiarirle. Se vogliamo, per esempio, scurire il contorno, torniamo sul nostro colore e passiamo, ci carichiamo un pochino e scuriamo il contorno, così. Vedete? Vedete che viene più scuro rispetto a tutto il resto. Quindi scarichiamo il nostro colore, così. Lo carichiamo sulla nostra punta e definiamo il bordo. Lo facciamo più scuro. Ok?
riposi. Mi raccomando, delicati, piano piano, per non andare a contaminare il resto della creazione. Poi non siamo contenti, soddisfatti di questa del resto, allora recuperiamo. Innanzitutto a me piace appunto scurire anche un po' il bordo così del cappello, per creare un pochino di zona d'ombra, zona un pochino più intensa. Mi limito sempre al bordo, così. Quindi più vogliamo scurire, più ci carichiamo e meno insistiamo. Perché più insistiamo con la punta, più portiamo via colore, ok? Ok, quindi questo è. Adesso io spengo questa luce perché secondo me non rende. Ok. Quindi vedete. Se volete caricare un pochino di più questa zona qua perché mi sembra un pochino troppo chiara. Secondo me è molto molto carino, come dice una mia simpaticissima collega youtuber. Allora, cioè lei youtuber, io no, non mi definirei tale. Allora, procediamo con le scarpettine facendo lo stesso colore. Qui c'è una macchiolina arrivata da non si sa dove, ma non importa, non ce ne curiamo. Vedete, prendiamo colore e andiamo sulla zona da colorare. Io continuo con la punta grande perché comunque essendo fatta a scalpello è comoda anche per raggiungere il bordo senza dover andare appunto a scarabocchiare il sotto. Ma nell'eventualità lo facessimo come in questo caso, vedete che io ho sporcato qua. Questa è la base, la farò scura, quindi andrò assolutamente a coprire questa macchiolina. Adesso io voglio farvi vedere appunto la differenza tra questo modo di colorare la creazione e il colore pieno. Perché il fiore che hai in mano lo farò il colore pieno. Vedete, io voglio schiarire un pochino quello che ho posato, il colore che ho posato, quindi continuo a passare con la punta bianca, scarico un po' sul foglio e ripasso e me lo schiarisce. Voglio definire un pochino il bordo, quindi farlo più scuro, raccolgo un po' di colore e passo solo il bordo. Ne aggiungo ancora un po', così, raccolgo e passo, questo puntino mi dà fastidio ma vabbè, ormai c'è, e così scurisco un pochino il bordo, leggermente, ecco, ok? Vedete che sta già prendendo, diciamo, forma, si sta già definendo. Quindi questo è il procedimento: poso colore, prendo il colore con il mio pennarello 000, vado sul punto che voglio colorare e non lo uso, e lo uso come un pennarello, come farei con un pennarello normale, come se io stessi colorando esattamente con un pennarello normale, ok? Facendo attenzione, ovviamente. Più carico di colore, più la sfumatura è intensa. Più insisto e più il colore si attenua perché la punta bianca me lo porta via, ok? Così. Voglio definire il contorno, farlo un po' più scuro. Allora, innanzitutto scarico un po' di colore dalla punta perché così si pulisce, ok? Ripasso e me lo porto un po' via.
lo schiarisco un po', lo alleggerisco un po'. Quindi voglio scurire il contorno, mi scarico di nuovo un po' di colore, vabbè anche la punta piccola non è un problema. Riprendo il mio pennarello bianco, carico e passo solo il bordo per dare un po' un senso di profondità, di insomma di dettaglio un pochino più visibile. Così. Non preoccupatevi, è di queste macchie. Adesso vi faccio vedere come portarle via. Ecco, vedete che c'è questa zona più scura, che è il bordo, come anche da questa parte, come anche il bordo del berretto. Ok, così. Per pulire il pennarello questo è il modo. Scaricare il colore si fa così. Appunto si pulisce. Ok, quindi prendiamo il fiore. Allora, innanzitutto facciamo il gambo verde. Ok, prendiamo il verde, la punta piccola. E coloriamo il nostro gambo. Un colore pieno. Così. Piano piano. Poi facciamo il centro rosso. Il centro del fiore rosso. Sempre bello pieno. Così. Mi raccomando, muovetevi molto delicatamente perché qui gli spazi sono minuscoli e per non fare pasticci è meglio muoversi con così, con molta 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 cautela. Allora, il procedimento credo l'abbiate capito. Adesso, per non dilungarmi troppo con il video, io li finisco e ve li faccio vedere appunto a lavoro terminato, sia i